il Papa non condanna né il mercato, né l'economia, né il capitalismo, come non condanna né la scienza, né la tecnologia, come non condanna la globalizzazione, ma giustamente ne prende atto, prende le giuste distanze, per cui entra in scena non per condannare, ma per correggere. Quindi questo è un grosso passaggio che ti permette di entrare poi nel testo con tutto un altro sentimento, per chi non si aspettava liste nere, liste di bravi e liste di cattive. Sul concetto di come viene ripreso nell'enciclica dell'impresa capitalista o del mercato, io sono stato sorpreso in bene anche su questo aspetto, perché viene ribadito quello che la tradizione della dottrina sociale della Chiesa oramai da oltre un secolo ribadisce, è che l'impresa del libero mercato, se intesa nel giusto modo, quindi come un mezzo, un tramite per mettere assieme persone, è certamente positivo. In effetti nel paragrafo 21 l'encicla ribadisce il concetto di giusto profitto. Il profitto ci vuole, il profitto è il motore. Il problema che nasce è come viene fatto il profitto, poi come sarà impiegato quel profitto, ma non c'è più discussione sul fatto che un'impresa debba produrre profitto. Viene menzionata con termini nuovi questa definizione di impresa sociale, peraltro già sfiorata anche da altre encicliche, ma anche da altri pensatori. Mi sembra che sia dosato giusto il fatto di metterla senza dire adesso questa è la soluzione, perché sarebbe una neo ideologia, ma di dire è un aspetto complementare rispetto a quello che il mercato sa fare e quello che il mercato non potrà mai riuscire a fare.